Benvenuti ad Interview, l'opinione del personaggio del giorno. Oggi ultima puntata dell'anno che abbiamo voluto dedicare al tema dell'empowerment femminile. Il ruolo della donna nel mondo del lavoro è stato sicuramente tra i principali affrontati quest'anno dalla nostra associazione. Oggi ai nostri microfoni il segretario generale di ALIS, Francesca Fiorini, che parla dei diversi spunti lanciati su questi argomenti nel corso dei nostri eventi. Sono spunti in tema di leadership, sono spunti in tema di formazione, sono spunti in tema di sostegno e supporto alla crescita della quota di coinvolgimento delle donne nel mercato del lavoro, perché riteniamo e siamo convinti che recuperare quel gap significa crescere in termini di PIL del nostro paese, crescere in termini di efficienza, anche perché la donna può avere una visuale multipla di talune problematiche e offrire delle soluzioni innovative. L'inserimento della donna nei mestieri che solo apparentemente per alcuni versi sono, diciamo, a vocazione maschile può avvenire anche grazie al contributo delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale che compensa lì dove è necessario quelle barriere all'ingresso dovute alla prestanza fisica che ovviamente naturalmente è inferiore e soprattutto poi invece la quota può essere compensata lì dove questa barriera non c'è in tutte quelle altre attività a forte base di competenza tecnologica, professionale e tecnica dove il ruolo della formazione ci può dare una grandissima mano anche con gli ITS e sappiamo che sta già avvenendo ed è nell'ambito della, diciamo, dichiarazione programmatica del Ministro Valditara dal punto di vista degli ITS. C'è un tema appunto di figure femminili che mancano nel comparto, ma allo stesso tempo c'è anche un tema retributivo. Le do un dato, secondo un report dell'INPS, nel settore privato nel 2022 le donne hanno in media guadagnato 8.000 euro in meno rispetto a un uomo. Può essere il comparto del trasporto e della logistica anche un'opportunità ben remunerativa per le donne? Ma effettivamente sì e dovrebbe esserlo in generale perché comunque la contrattazione collettiva leader di riferimento non fa naturalmente ovviamente meno male questa distinzione. Il tema probabilmente è un altro e dobbiamo capire che la parità di retribuzione non serve soltanto a gratificare e stimolare le donne ad entrare in determinato comparto, serve anche a creare una uguaglianza sociale all'interno degli equilibri delle singole famiglie che di quel reddito vivono. Nel momento in cui la famiglia diventa a trazione bireddito, a quel punto anche la redistribuzione dei ruoli all'interno della famiglia in maniera condivisa ha ovviamente una diversa connotazione. Quindi, siccome nel nostro modello culturale, e ci sono indagini che lo dimostrano, il 70% degli intervistati ritiene che è naturale che in una famiglia lavorino sia il padre che la madre, cerchiamo di andare in questa direzione e sosteniamo la retribuzione delle donne perché configurerà davvero un mondo diverso, non adesso, non in questa generazione, ma renderà pronte le prossime a non domandarsi perché una donna deve accettare una retribuzione inferiore. Questo è l'impegno di ALIS in merito all'empowerment femminile nel settore del trasporto e della logistica. Appuntamento al prossimo anno, esattamente a martedì 2 gennaio, per una nuova interview al personaggio del giorno.